La musica di Parish Albers, che oggi probabilmente conoscono solo gli arpisti, era molto apprezzata ed egli, indubbiamente, nelle sue esibizioni incantava il pubblico. Non c'è solo l'effetto carismatico che indubbiamente Parish Albers riscuoteva sul pubblico, ma anche una eccelsa abilità di compositore e interprete. La sua fama era pari a quella dei grandi pianisti e compositori acclamati nei teatri di tutto il mondo. Le musiche che egli ha scritto per arpa sono tantissime, nonostante Albers sia scomparso piuttosto giovane. Sono in parte parafrasi d'opera, ma anche fantasie, romanze senza parole. Il suo stile imita la nuova ricerca tecnica, virtuosistica, pianistica, ma con invenzioni strumentali assolutamente nuove per l'arpa. Concludo con una frase che Berlioz pronunciò dopo averlo ascoltato in un concerto a Dresda. Quest'uomo è il Liszt dell'arpa. Non si possono concepire tutti gli effetti delicati e potenti, i tocchi romanzeschi e le sonorità inedite che egli riesce a produrre.